Ripartiamo dalla voce, il podcast della Federazione Italiana Teatro Amatori. La magia delle voci. C'era odore di cuoio nella stanza dove tutto era iniziato. Betty se lo ricordava bene. Terzo piano, ufficio del mega direttore, pareti insonorizzate e ricoperte di pelle, quella dei divani. Pelle che puzza di cuoio. Allora era ancora la Bella, astro nascente della comunicazione pubblicitaria, copyright dalle idee innovative. Così credeva almeno. Assunta in tempi di record e coccolata dai dirigenti dell'Agenzia Centrale di Roma. Convocata anche dal mega direttore. L'aveva incrociato ad una riunione e lui non l'aveva più mollata. Telefonate a tutte le ore. Farai strada, Betty, hai un vero talento. Ma adesso come sei vestita? E che rossetto hai messo sulla bocca? Beh, questo cosa c'entrava? Betty proprio non lo capiva. Ma lui, il vecchio, era gentilissimo e paterno. Chiusa, blindata nell'ufficio insonorizzato, mentre lui continuava a parlare, qualche dubbio le era venuto. Betty, ci penserò io a te, sei una ragazza dalle grandi doti. Vieni qui a leggere il contratto che ho preparato per te. Siediti sulle mie ginocchia. Ma non mi sembra il caso. Betty non voleva offenderlo. Sembrava tanto gentile e poi quel contratto era il suo sogno, il futuro. Ma di cosa ti preoccupi, Betty? Potrei essere tuo padre, su, stai tranquilla. Poi era precipitato tutto in pochi secondi. Baciami, Betty, ti prego, baciami. Quelle mani secche da vecchio che le entravano dappertutto. L'aveva spinta addosso alla parete, bloccata la testa, premuto la bocca ruvida sulla sua, schiaffato in gola la lingua. Che schifo! L'odore di cuoio, il fiato del vecchio, quella lumaca umida che la riempiva di bava e il terrore. E il mega direttore, cosa faccio? Nessuno mi crederà mai, è la sua parola contro la mia. Cosa posso fare? Basta, basta, per favore, basta! Gli avevo urlato scrollandoselo di dosso. Ma è impazzito! Lo guardava pietrificata, non sapeva cosa fare, cosa dire. Ti dimostro il mio affetto, Betty, ci tengo a te. Non avere paura, stai tranquilla. Ma ti vedo turbata. Ti faccio accompagnare a casa dal mio autista. No, no, non c'è bisogno. Ma sì, cara, non preoccuparti, stai tranquilla. Dopo ti chiamo. Così Betty era uscita da quell'ufficio blindato, senza dire niente. E già uscendo dubitava che fosse accaduto davvero. Non le sembrava possibile. Però lì dentro non c'era più tornata. E alle telefonate del mega direttore non aveva più risposto. C'erano state altre convocazioni. Lui la faceva chiamare dai dirigenti. Ti vuole vedere subito, c'è un nuovo contratto da firmare. Ma lei non andava. Da lì le cose erano cambiate velocemente. Dalla sede centrale era stata spostata in un'agenzia di provincia, nella sua terra d'origine, il Veneto, dove si era trovata senza paracadute. Finché c'era la bellezza splendente, almeno la vedevano e si illudeva che il talento trionfasse. Con gli anni sembrava essere stata inghiottita dall'arredamento, confusa tra scrivanie, computer e armadi. Anche se tutto quell'affannarsi sul lavoro, la disponibilità totale, i turni massacranti avevano fatto a pezzi la sua vita, prosciugato amori, ucciso i bambini che avrebbe potuto avere, 3 aborti. Ogni volta era vicinissima alla promozione, sarebbe stata la svolta, almeno così credeva. Non era mai riuscita a dire di no agli straordinari e ai doppi turni, avrebbero capito quanto valeva. Un figlio proprio in quel momento significava stroncare ogni possibilità. Si era arrovellata, angosciata, poi aveva deciso. Per 3 volte. Era giovane, pensava ci sarebbe stato tempo. Invece tempo non ce n'era stato. Quel dolore e il rimpianto bruciavano ogni giorno.